Il ruolo di Como è stato fondamentale, questo è uno stralcio dell'operazione Mondo Nuovo che a ottobre 2019 ci ha visto protagonisti con la Procura della Repubblica di Como unitamente alla squadra mobile di Milano e che dal cui stralcio è nata l'operazione Cavalli di Razza. In quell'occasione erano evidenti i segnali di presenza dell''ndrangheta che naturalmente sono stati poi investigati in questo contesto. E la presenza sicuramente della criminalità organizzata sul territorio lombardo e su quello comasco è ancora attuale. È chiaro che noi le operazioni sono in corso, stiamo ancora lavorando, siamo congiuntamente ai colleghi della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Milano, stiamo raccogliendo ulteriori elementi perché in questo momento le pattuglie stanno acquisendo durante le perquisizioni che sono ancora in corso, oggi abbiamo 80 obiettivi che stiamo perquisendo, stanno acquisendo ulteriore documentazione, ulteriori elementi di prova che ci serviranno non solo per cercare di acclarare le ipotesi di reato per cui stiamo lavorando adesso, ma che ci potrebbero permettere di aprire sicuramente nuovi filoni.